presentato da Who am I? What am I looking for? It's beautiful, you know. Hi, dude. I am beautiful. Yeah, yeah. You're pretty cool, yeah. Man. I am the beauty. You should fly down, man. I'm gonna kick your ass. We are not bad guys. We are just cavalli. Ciccio, dove sei? Sono qui, mamma. Devi fare i compiti. Li ho fatti, è solo che poi li ho brucati. Allora niente PlayStation. Uffa, ma mamma. E allora fai i compiti. Ma che senso ha fare i compiti? Siamo gazzelle, cioè tapiri. Quale ambizione, voglio dire? Se non fai i compiti, ti crescono le corna come a quell'ignorante di tuo padre. Oh, tuo padre a chi, donna? Tuo padre. Bell'esempio che dai a tuo figlio. Queste corna io già ce le aveva, anche quando ci siamo potuti conosciuti la prima volta, ti ricorda? E ti piacevene. Cazza, se ti piacessera, ammettigliela. Ciao ragazzi, buon Natale! Buon Natale, buon Nadia! Natale. Buon Natale! Che bellissima giornata, eh? Saranno 50 gradi sotto zero, non la definirei bellissima. Cosa sono ste facce lunghe? Siete tristi che domani torniamo a casa? No, no, anzi, non vedo l'ora. A me il Natale piace passarlo a casa, mica in vacanza. Avete un fazzoletto? Il primo mini market è a 400 chilometri. Io invece resterei qui tutto l'anno. Questi paesaggi sono impagabili. Cosa dici? Tutto uguale. Neve, neve, neve dappertutto. Beh, ma la neve è sempre diversa. C'è neve a forma di montagna, a forma di duna, a forma di buco. Ragazzi, ho trovato dell'erba. Dove? Finalmente. Pure sta cosa del cibo, un disagio. La guida era menzognera. Ma dai, basta scavare. A me così fredda mi si piazza dritta sugli stomaci. Che brontoloni. E... Hop. Non è più tornata lei dopo il divorzio. Fatto, visto? Un topo. Che schifo. Un piatto tipico. Per me l'Alaska è come Venezia. Cioè? Bella, ma non ci vivrei. Compagnia, attenti! Adesso planiamo con buon ordine verso quella cabina telefonica e al mio segnale, fuoco! Ore 12, c'è una Ford! Fuoco! Signore, vedo una moto! Bravo, sergente! Sono Falco per parte di madre! Fuoco! Ora, ragazzi, sgranchite gli intestini che gli caghiamo tutto il Colosseo! Di più, soprattutto le colonne e i capitelli! Ripeto, le colonne e i capitelli! Non incrociate il fuoco! Compagnia, riposo! Anche oggi abbiamo fatto il nostro sporco lavoro! Permette una domanda, signore? Parla pure, recluta! Ecco, avendo fatto così tanta cacca oggi, ho dato proprio il massimo, signore! Domani temo di non averne! Ne avrai, ragazzo! Ne avrai! Ne abbiamo sempre! Riposo! Scusate, ho tolto la sicura! Ma guarda qui che roba! Pieno di erbacce! Guarda che roba! Ha ragione mia moglie. Se vuoi la casa col giardino, poi lo devi curare. Forse tu ti devi curare. Cosa? Chi ha parlato? Sono qui, non mi vedi? Qui dove? In basso, coglione. Ma lei è un topo. Complimenti, hai vinto un Nobel. Il premio te lo incarto o te lo metti direttamente nel culo? Ma come si permette? Ma come ti permetti tu di andare in giro con quella faccia di cazzo? Moderiamo i termini, giovanotto, perché io sono per tre quarti leopardo. E per un quarto fai schifo alla merda? Senta, questa è proprietà privata. Se non si allontana, sarò costretto a mangiarla. Vuoi vedere la vastità del cazzo che me ne frega? Guarda, è grande come il tuo prato. E allora io gnam! Quasi! Troppo lento, chiappone! Non ho tempo da perdere, devo tagliare il prato, l'ho promesso a mia moglie. Certo, la conosco! Gran porca! Vieni qua! Mi prendo! Quanto sei scarso, ma non ti vergogni? Guardi, adesso veramente io... che botta! Cos'è successo? Da qui non vedo! Hanno tamponato una macchina parcheggiata. Quale macchina? Sembra una Twingo blu. Quella in doppia fila davanti al bar? Sì, sta prendendo fuoco. Porca puttana! Chi la fa l'aspetti. E anche oggi il prato lo taglio domani. Sì, ma chi c'ha voglia? Tanto la tagli, ricresce. Completamente inutile.